grazie a Laura Sartori che questa sera ci accompagnerà con dei pezzi musicali, grazie. E un benvenuto a tutti e a tutti e a tutte. E vi presento un po' brevemente la serata di questa sera. Laudato Si, enciclica di Papa Francesco, l'attualità di un messaggio universale. Conversazione con Maurizio Pallante. Chi è Maurizio Pallante? Una breve descrizione, perché io ho provato a guardare, ma sarebbe qualche mezz'ora solo per presentarlo, per cui vi dico solo che è un laureato, un insegnante, è stato anche preside, e poi ha svolto attività di ricerca e divulgazione scientifica su rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia, con particolare riferimento alle tecnologie ambientali. In particolare, nell'85 ha partecipato alla Costituzione dei Verdi e ne è uscito nel 92. Nell'88, con Mario Palazzetti e Tullio Regge, è stato tra i fondatori del Comitato per l'Uso Razionale dell'Energia, CURE. Dal 90 al 95 è stato assessore dell'ecologia e all'energia del Comune di Rivoli, a Torino. Successivamente è stato consulente per il Ministero dell'Ambiente riguardo all'efficienza energetica. Nel 2007 è stato fondatore del Movimento per la Decrescita Felice. Chi non sa cos'è la Decrescita Felice forse stasera ci accennerà qualcosa. Di cui è stato presidente fino al 2015, oggi è presidente emerito e ne dirige le edizioni. È autore di molti saggi pubblicati da diverse case editrici e ha collaborato a diverse testate giornalistiche. Tra l'altro, e qua è il canale con cui io l'ho conosciuto, collabora con Caterpillar, è la trasmissione radiofonica che è su Radio 2 alle 18-19 del pomeriggio. È membro del Comitato Scientifico della Campagna sul risparmio energetico, Mi illumino di meno, febbraio, di solito c'è questa giornata, e della testata online di informazione ecologico Terra Nauta. Le cose da dire sarebbero molto, molte, molte altre. Mi fermo qua e lascio la parola a Maurizio Pallante. Due cose, ci sono alcuni libri suoi e alcune copie dell'enciclica, visto che stasera ne parliamo, se volete acquistarle. E buona serata. Buonasera, io vi dico che questa enciclica più la leggo e più credo di capire qualcosa, quindi le cose che vi dirò sono così un percorso a mezza strada, quello che fino adesso ho potuto così pensare, riflettere insomma a proposito di quello che c'è scritto. Perché dico che c'è questa, diciamo, profondità? Io ho la sensazione che questo Papa rimetta in discussione alcuni concetti di fondo della cultura occidentale nostra, come minimo, diciamo così, a partire dal 600, la codificazione della filosofia antropocentrica fatta da Cartesio, non vi spaventate delle parole, poi cercherò di spiegare tutto, e della filosofia della scienza fatta da Bacone. Innanzitutto, questa enciclica, che è stata presentata come un'enciclica di carattere ecologista, io credo che sia qualcosa di più, perché la crisi ecologica che stiamo vivendo è un aspetto, l'aspetto più grave di una crisi di civiltà che investe tutti i paesi occidentali. Il Papa dice più volte, no, che occorre un nuovo inizio, cioè implicitamente mi conferma nell'idea che io ho da diverso tempo che sta finendo l'epoca storica cominciata con la rivoluzione industriale 250 anni fa circa, e quando un'epoca storica finisce la prima cosa che entra in crisi è il modello culturale su cui ho uniformato il modo di pensare delle persone. E in quel momento le persone un po' più sensibili cominciano a cercare un paradigma culturale diverso. Ecco, questa enciclica del Papa io credo che sia l'inizio di una ricerca di un paradigma culturale. Lui parla di una rivoluzione culturale profonda, cioè un cambiamento del sistema dei valori, dei modelli di comportamento.
cosa diceva questa cultura su cui noi siamo vissuti? È molto difficile l'operazione, perché noi siamo stati abituati a pensare le cose in un certo modo da quando siamo nati. Abbiamo ricevuto dei modelli di comportamento, dei sistemi di valore, eccetera. Quindi rimettere in discussione è una cosa piuttosto complicata, non è una cosa semplice. Cosa diceva questa cultura che si è consolidata nel 600? Due pensatori, vi dicevo. Uno, Bacone, filosofo della scienza, inglese, il quale dice che la scienza e la tecnologia sono gli strumenti che gli esseri umani devono adoperare per sottomettere la natura e per ricavare dalla natura ciò di cui hanno bisogno. E il secondo è Cartesio, il quale sosteneva che gli esseri umani sono ontologicamente differenti da tutti gli altri esseri viventi, perché condividono con gli altri esseri viventi il corpo, che lui chiamava la res extensa, ma a differenza di tutti gli altri esseri viventi hanno la capacità di ragionare, il pensiero, la riflessione, la coscienza, che li rendono diversi e che sono caratteristiche che appartengono, oltre agli esseri umani, anche a Dio. Per cui tutti gli altri viventi sono a servizio della specie umana. Se ci pensate bene, guardate, questa concezione ad oggi ci fa un pochettino riflettere, però quando pensiamo noi tutti alla natura, pensiamo agli alberi, pensiamo all'erba, pensiamo agli animali, ma non pensiamo agli esseri umani, non pensiamo che facciamo parte della natura. Noi siamo come degli attori che agiscono su una scena di teatro, non ne fanno parte però, sono qualcosa di diverso. Ecco, invece il Papa comincia a dirci che tutti gli esseri viventi sono strettamente collegati tra di loro da rapporti di necessità. Questo superamento della concezione filosofica del 600 è stato, il Papa non ne parla esplicitamente, ma è stato teorizzato per la prima volta nella seconda metà dell'Ottocento da un naturalista, da un biologo tedesco che si chiamava Ernst Haeckel, che ha fondato l'ecologia. Quando pensiamo all'ecologia, noi in genere pensiamo a avere un rapporto corretto con la natura, con gli altri viventi, con le altre specie animali e così via. L'ecologia in realtà è una scienza che studia le relazioni di tutti gli esseri viventi tra di loro e con le caratteristiche dei luoghi in cui vivono. Questa è l'ecologia. E l'ecologia ci dice appunto che tutti gli esseri viventi hanno una funzione all'interno dei rapporti tra di loro e che se si rompono i rapporti tra una specie vivente e le altre, le conseguenze si riflettono su tutti. Vi invito a fare un esempio per capire com'è questa cosa, un esempio abbastanza evidente. Gli esseri umani per vivere hanno bisogno di svolgere fondamentalmente tre funzioni. Devono mangiare, devono bere e devono respirare. Se non mangiano, per quanto tempo possono sopravvivere? 3 settimane? 2? Se uno è un po' più cicciotello, un po' di più, se uno è meno, un po' meno. Se non bevono, quanto tempo possono continuare a sopravvivere? 1 settimana? Forse meno, non so. Se non respirano, 1 minuto e mezzo. Il respiro è uno scambio con la vegetazione, perché quando noi respiriamo, inspiriamo ossigeno ed emettiamo anidride carbonica. Le piante con la fotosintesi clorofilliana assorbono anidride carbonica ed emettono ossigeno. Cioè la nostra vita è legata nella sua funzione fondamentale con la vegetazione. E il Papa comincia da questo elemento qui, ci dice tutti gli esseri viventi sono collegati tra di loro. Se non capiamo che abbattere una foresta, un bosco dietro casa mia è come una mutilazione a me stesso, non ci rendiamo conto di queste cose qua. E
aggiunge qualche cosa di più, perché l'enciclica non si rivolge soltanto ai cattolici, si rivolge a tutti gli esseri umani. E questa verità scientifica di questi collegamenti tra tutti i viventi è qualche cosa che riguarda tutti gli esseri umani. Il Papa dice: per i cattolici c'è qualcosa in più rispetto agli altri, perché se noi crediamo che la natura è il creato e c'è un creatore che ha fatto delle creature, ha dato ad ognuna di queste creature una funzione specifica. Quindi i legami che la scienza ci dice sono di carattere scientifico, per il Papa si caricano di qualcosa di più, di qualcosa di sacro. Per cui fare del male agli altri esseri viventi non significa soltanto rompere questi legami che ci sono fra tutti quanti loro, ma rompere il disegno divino. Quindi, diciamo, è una cosa, una svolta, diciamo, molto importante che viene fatta culturalmente. Il Papa la ripete in continuazione. Io, se volete, ho citato tutti i passaggi dell'enciclica in cui dice queste cose qua. Dice: noi siamo convinti che gli altri esseri umani abbiano un valore intanto in quanto rispondano al nostro bisogno. No, gli altri viventi, scusate, no, gli altri viventi hanno un valore in se stessi. Non contano per l'uso che possiamo farne noi, contano perché sono una delle forme in cui si manifesta la vita. E questo lo porta anche, per esempio, a fare delle osservazioni nei confronti degli animali. Lui dice esplicitamente: una persona che si comporta male nei confronti degli animali si comporta male anche nei confronti degli esseri umani. Se c'è una persona che invece è sensibile nei confronti degli animali, è sensibile anche nei rapporti con gli esseri umani. Non c'è questa scissione, non può esistere questo tipo di scissione. E dice: noi abbiamo rotto questi rapporti, siamo entrati in una fase di crisi su cui incorre intervenire per ristabilire una forma che lui chiama di ecologia integrale. Un'ecologia che non riguarda soltanto il rapporto tra la specie umana e le altre specie viventi, ma che riguarda anche i rapporti dei viventi tra di loro, degli esseri umani tra di loro. Con questa concezione, il Papa si pone in una condizione, diciamo, culturale molto diversa da quella che la Chiesa stessa ha avuto in passato. Io ho fatto un paragone tra la lettura di questa enciclica e la lettura di un'enciclica che è stata scritta nel 67 da Paolo VI, La Populorum Progressio. Nella Populorum Progressio c'è scritto con chiarezza sin dall'inizio che tutti gli altri viventi sono a servizio della specie umana. Vedete il cambiamento che è? E che la nostra civiltà occidentale è superiore a tutte le altre civiltà, perché ci ha messo in condizione di un benessere che le altre civiltà non hanno. E questo benessere deriva dal fatto che noi abbiamo sviluppato la scienza e la tecnologia e abbiamo degli strumenti per ottenere dalla natura, dalla vita, ciò di cui abbiamo bisogno. I popoli che non sono come noi non hanno lo stesso benessere che abbiamo noi, perché non hanno la nostra tecnologia, perché non hanno la nostra conoscenza scientifica. A quell'epoca, guardate, io non sto facendo una critica, anche se sembra, a Paolo VI. Paolo VI non poteva non ragionare così, perché è un uomo che vive nell'Occidente, assorbe la nostra cultura scientifica e tecnologica, gestisce la Chiesa, prima come provicario, qualcosa del genere, non ricordo, per 10 anni, dal 44 al 54, poi come arcivescovo di Milano, dal 54 al 63, la diocesi di Milano è la più grande del mondo, e poi Papa, dal 63 fino al 77. Cioè, in quegli anni in cui noi, tutta la civiltà occidentale, era convinta di vivere il periodo migliore di tutta la storia dell'umanità, perché era il periodo del boom economico, era il periodo in cui le nostre conoscenze scientifiche e tecnologiche ci mettevano in condizione di andare a
far crescere l'economia, ad avere sempre più cose, a migliorare le condizioni di vita. È stata una sorta di ubriacatura che ci ha coinvolto tutti, eh? Tutti siamo stati convinti che quelli erano gli anni, li chiamavano il boom economico, no? O qualcuno, utilizzando in maniera impropria un concetto religioso, lo chiamava il miracolo economico. Ora, una visione come il miracolo, che è qualcosa che attiene al divino, venga applicato all'economia, è una specie di bestemmia, io credo. Bene, però c'era questa convinzione che tutto andasse verso il miglioramento. E in quell'epoca, per la prima volta, la nostra civiltà si è autodefinita quella dei popoli sviluppati. Prima non c'era questo concetto. Il concetto di sviluppo era un concetto che riguardava soltanto la biologia. Cioè, quando un essere vivente che appartiene a una specie nasce, ha tutta una serie di potenzialità avviluppate. Man mano che cresce, nella fase della crescita, queste potenzialità si sviluppano, vengono fuori dal sviluppo e le persone acquistano, diciamo, le caratteristiche della specie a cui appartengono. Un bambino quando nasce non è capace altro che di poppare, poi man mano impara a guardarsi intorno, poi comincia a sentire le parole dei genitori, poi comincia a muovere in un certo modo, poi comincia a camminare, poi comincia a parlare, eccetera, poi spuntano i dentini e così via. Tutti quanti gli esseri umani che appartengono alla specie umana fanno lo stesso tipo di percorso, il percorso dello sviluppo, della liberazione di queste potenzialità che avevano dentro di sé dal sviluppo, toglierle, e questa fase dello sviluppo avviene nel momento della crescita. Sono due concetti strettamente collegati. Una volta che finisce la crescita, finisce anche lo sviluppo, cioè tutte le capacità che gli appartenenti alla nostra specie, ma a tutte le specie viventi, quando hanno finito la crescita, hanno sviluppato tutte le loro potenzialità che appartengono alla loro specie. E questo concetto, il commercio ci ha portato a dire che noi siamo i popoli sviluppati, cioè noi siamo quelli che hanno tolto dal sviluppo tutte le capacità che appartengono alla specie umana. Quelli che non sono come noi sono sottosviluppati. Quelli che stanno rinunciando alla loro storia, alla loro cultura e stanno imitando il nostro modello sono quelli in via di sviluppo. Quindi questa concezione dello sviluppo, sottosviluppo, in via di sviluppo già predispone alla consapevolezza che la nostra specie, noi uomini e donne del mondo occidentale, siamo quelli che hanno raggiunto il massimo livello dell'umanità. Quelli che non sono come noi hanno un livello più basso di umanità, e se noi, che siamo i migliori, fossimo anche più generosi, daremmo a quelli sottosviluppati gli stessi strumenti di conoscenza, gli stessi strumenti di tecnologia che abbiamo noi, e li metteremo in condizioni di svilupparsi. Lo sviluppo dei popoli, popolo non progresso, passa attraverso questo modello qua. Ora, il fatto che noi abbiamo tutte le cose che abbiamo, è perché abbiamo una tecnologia che ci ha messo in condizioni di dominare le altre specie viventi, di utilizzare le altre specie viventi come se fossero al nostro servizio, non come se avessero una dignità per conto loro, non come se fossero una delle forme che ha assunto la vita, no? Ma sono delle risorse, li chiamiamo, no? E questa concezione delle risorse ha portato, per esempio, a delle modifiche molto profonde nei rapporti tra tutti gli esseri viventi e tra i luoghi in cui vivono. Se io credo che questo modello per giustizia deve essere esteso a tutti, se è bastato 1 miliardo di esseri umani, quelli che vivono nel mondo occidentale, a creare i problemi che ha creato dal punto di vista ambientale, se questo modello si estende a tutto il mondo, è chiaro che i problemi diventano molto più gravi. E quindi la violenza esercitata sulle altre specie viventi, vegetali e animali, aumenta, non diminuisce. Però se tutto è fatto per gli esseri umani e gli altri sono a servizio nostro, è nostro dovere fare in maniera che tutti quanti possano avere le stesse possibilità. Il risultato è che noi siamo arrivati al punto che siamo arrivati dal punto di vista della crisi ecologica. E voglio dire alcuni elementi per capire a che punto è la nostra crisi ecologica. Per 800.000 anni, è stato studiato, 800.000 anni lo dico in un'altra maniera, 8.000 secoli, Gesù Cristo è nato 20 secoli fa, per 8.000 secoli
c'è stato un rapporto, quello, parlavo della respirazione, tra la quantità di anidride carbonica che tutti i viventi respirando emettevano e la quantità di anidride carbonica che veniva assorbita dalle piante con la fotosintesi clorofilliana. E questa quantità di anidride carbonica che veniva scambiata da queste due funzioni, la respirazione e la fotosintesi clorofilliana, si era attestata a una quantità di 270 parti per milione. Cioè l'aria è un miscuglio di gas, su un milione di parti di aria per 800.000 anni ci sono state 270 parti di anidride carbonica, che ha consentito questo tutto, perché non c'è soltanto lo scambio del carbonio, no? Ma c'è anche il fatto che le piante, assorbendo l'anidride carbonica con la fotosintesi clorofilliana, la sintetizzano col vapore acqueo e creano uno zucchero, il glucosio, che è lo zucchero da cui partono tutte le altre forme della vita. Lo zucchero si complessifica, diventa cellulosa, diventa lignina nelle alberi, diventa vitamine, diventa proteine, e di cui si nutrono le piante stesse. Poi si nutrono gli animali erbivori, poi gli animali erbivori servono come nutrimento dei carnivori, poi ci sono gli animali decompositori e gli insetti e i microorganismi decompositori che rimettono in circolo vitale i corpi degli esseri viventi quando muoiono e si decompongono. Bene. Però tutta la vita nasce da questo processo qui. Bene, noi siamo stati capaci in un secolo di rompere l'equilibrio che era durato 800.000 anni, 8.000 secoli. E nel Novecento le quantità di anidride carbonica in atmosfera è passata da 270 a 380 parti per milione. Di conseguenza è aumentata la temperatura terrestre. Di quanto è aumentata? È aumentata di 0,8 gradi. E poco. Questo aumento di 0,8 gradi ha messo in moto i mutamenti climatici di cui cominciamo appena a sentire le conseguenze. A Parigi, nel 2015, nella COP21, vi ricordate? Grandi discussioni per controllare l'aumento dell'emissione carbonica, grandi litigate, alla fine sono usciti dicendo abbiamo salvato l'umanità. Perché ci siamo messi d'accordo sul fatto che la temperatura della Terra non aumenti più di un grado e mezzo, massimo due gradi, entro la fine del 2100. Ora, se conosco un po' la matematica, non tanto, 1,5 è il doppio di 0,8, 2 è quasi il triplo rispetto a 0,8. Se 0,8 nel secolo scorso mi ha messo in moto, i cambiamenti climatici mi ha messo in moto, 1,5 mi porterà in conseguenza delle cose di questo genere. Bene, sapete di quanto è aumentata secondo le ultime rilevazioni fatte dall'agenzia dell'ONU che si occupa di queste cose la temperatura della Terra al 2016? Di 1,2 gradi. Quindi se l'obiettivo è 1,5 entro il 2100, 1,2 ci siamo già, no? Ma se adesso è 1,2 e nel secolo scorso era 0,8, vuol dire che in 16 anni è aumentata di 0,4. Quindi si sta accelerando addirittura questo processo. I cambiamenti climatici li paghiamo tutti, li pagheremo tutti, ma li pagheranno soprattutto i popoli più poveri. Voi immaginate che quando salirà il livello dell'oceano in Bangladesh, che si sposteranno centinaia di milioni di persone che non potranno più vivere. Già adesso in alcuni punti il mare è penetrato nell'acqua salata per 60 chilometri e non si può più coltivare quel terreno lì, anche se non è stato ancora sommerso. Cioè nel momento in cui, per sfruttare le risorse della natura, perché sono tutti al nostro servizio, no? Noi pensavamo, anche in buona fede, di rendere più equa il rapporto tra gli esseri umani, cioè consentiamo anche agli altri di vivere come viviamo noi, si è messo in moto un cambiamento climatico che verrà pagato soprattutto dai più poveri. Se si voleva una maggiore equità, l'aumento dell'iniquità su cui si voleva fondare nei confronti degli altri animali, su cui si voleva fondare l'equità nei confronti degli esseri umani, ha portato a aumentare l'iniquità anche nei confronti degli esseri umani. Ma questo dell'anidride carbonica è un aspetto. Un altro aspetto è quello che viene definito l'overshoot day. Sapete che l'umanità quest'anno ha consumato
tutte le risorse che la Terra rigenera nel corso di un anno, sempre attraverso la fotosintesi clorofilliana, alla metà di agosto. È chiaro che se noi consumiamo entro la metà di agosto quello che la Terra rigenera in un anno, non c'è tanta prospettiva di futuro. Ma 10 anni fa le consumavamo entro la metà di settembre, 20 anni fa entro la metà di ottobre. Cioè c'è tutto un processo che si sta accelerando, anche da questo punto di vista. Cioè quest'idea che tutto è fatto per gli esseri umani ha portato a delle, come dire, trasformazioni così profonde, così totali, da mettere in discussione la nostra stessa qualità della vita, la nostra stessa sopravvivenza della specie umana sulla Terra, aumentando in contemporanea tutte le iniquità. Per questo il Papa ci dice, guardate, che non si può fare un discorso ecologico prescindendo dalle conseguenze dal punto di vista sociale. Noi dobbiamo fare questa, avere questo atteggiamento di ecologia integrale che riguarda sia i rapporti tra gli esseri umani, sia i rapporti tra la specie umana e tutte le altre specie viventi. Ce ne sono altri di fattori che ci portano a dire che siamo al di fuori di tutte queste caratteristiche, no? Ne dico solo ancora due velocemente, ma le cose sono molto estese. In tutti gli oceani galleggiano masse di poltiglie di plastica grandi come continenti. E contemporaneamente la quantità dei pesci negli oceani è dimezzata. Si va con, vanno i pescherecci d'altura con delle reti a strascico lunghe 10 km, arano tutto dal fondo del mare, prendono tutto. Poi utilizzano soltanto i pesci che sono commerciabili, gli altri li buttano morti dentro l'oceano. La fertilità dei suoli è diminuita perché concimando chimicamente si nutrono direttamente le radici delle piante, quindi si impediscono tutti quei processi di trasformazione che fanno i batteri nel terreno. In un terreno fertile l'humus ha la stessa composizione chimica che hanno i batteri all'interno del nostro intestino, la stessa identica. È chiaro che se quando noi abbiamo una infezione e prendiamo gli antibiotici ammazziamo tutti i batteri, quelli cattivi che ci fanno star male, ma anche quelli buoni. Difatti dopo dobbiamo prendere dei fermenti lattici per poterle rifare la nostra flora batterica. Va bene? Se noi nutriamo direttamente le piante con i concimi chimici, le radici, e non e impediamo quei processi di trasformazione che fanno miliardi di batteri dentro l'humus del terreno, questi batteri non hanno più da vivere e il terreno si mineralizza. Non è più quel terreno spugnoso, ricco, di vita, capace di trattenere l'acqua, diventa sabbia. E quindi la fertilità dei suoli diminuisce. Allora, tutte queste cose sono nell'enciclica papale qualche cosa che va contro il disegno divino, che non è soltanto qualcosa dal punto di vista scientifico che ci porta dei danni, ma che comporta una cosa di questo genere. E quindi noi dobbiamo rimettere in discussione questo nostro stile di vita, questo nostro modello di comportamento. Questo Papa dice ancora una cosa che è un po' più complicata da spiegare, ma io cercherò di spiegarla se ci riesco, poi se non sono capace voi mi chiederete delle spiegazioni superiori, io cercherò di darvele, no? Ed è questo. Questo Papa, a differenza di Paolo VI, non se la prende mai col capitalismo. Paolo VI critica il capitalismo più volte. Questo Papa non se la prende mai col capitalismo, perché dice che il capitalismo è una delle forme, delle due forme, in cui si è affermato il modo di produzione industriale. L'altro è il socialismo. Ma sia il capitalismo che il socialismo hanno una funzione di utilizzare strumentalmente le risorse della terra. E lui dice, non c'è nessuna differenza se il capitale viene gestito da privati o se viene gestito dallo Stato, se l'obiettivo è lo stesso. Per cui, anche diciamo, un discorso di equità tra gli esseri umani non passa nel confronto tra capitalismo e socialismo, perché non c'è un modo migliore, più equo di gestire un meccanismo che è iniquo in se stesso, ed è iniquo in se stesso perché si propone come obiettivo di fondo di far crescere in continuazione l'economia. E a un certo punto il Papa parla anche di decrescita, per la prima volta. Allora io adesso vi vorrei dire qualche concetto sulla decrescita, perché il Papa, secondo me, non lo dice in maniera del tutto chiara. Ma è inevitabile che sia così, eh? Perché non è che cambia una cultura perché c'è un uomo estremamente intelligente ed eccezionale che la cambia.
Il cambiamento della cultura è un processo che deve coinvolgere gran parte dell'umanità, che richiede del tempo. E ci possono essere degli anticipatori che aprono degli orizzonti, che aprono delle strade. Ma io non mi aspetterei mai che un anticipatore dica tutte le cose nella maniera corretta e non abbia da, come dire, essere integrato nelle cose che ci dice. Quando si parla di decrescita, noi abbiamo sempre l'idea che ci sia una sorta di riduzione, diminuzione, impoverimento. No? Allora, etimologicamente la parola decrescita non significa questo. La parola decrescita significa diminuzione quantitativa. La parola crescita indica aumento quantitativo. Ma non c'è una concezione di valore. Ci sarebbe una concezione di valore se noi usassimo le parole miglioramento e peggioramento. Perché miglioramento e peggioramento indicano una connotazione qualitativa, mentre aumento e diminuzione indicano una connotazione quantitativa. Detto questo, le due parole che non hanno un significato di valore possono assumerlo se si riferiscono a dei fenomeni che incidono sulla qualità della vita umana. Ma se queste parole le riferiamo a un fenomeno che incide positivamente nella qualità della vita umana, la crescita indica un miglioramento e la decrescita indica un peggioramento. Se il fenomeno incide negativamente sulla qualità della vita umana, la crescita indica un peggioramento e la decrescita indica un miglioramento. Non è chiaro? Due esempi per capirci. Allora, prendiamo un fenomeno che ha un'incidenza positiva nella qualità della vita umana. Il numero delle persone che possono nutrirsi regolarmente. Se cresce il numero delle persone che possono nutrirsi regolarmente è un miglioramento. Se decresce è un peggioramento. Prendiamo un fenomeno che incide negativamente sulla qualità della vita umana. Che so, il numero delle persone che si ammalano di cancro o il numero degli incidenti stradali. Se crescono questi due valori è un peggioramento. E se decrescono è un miglioramento. Cioè, concettualmente non è vero che decrescita significa peggioramento. Decrescita significa diminuzione. Non è vero che crescita indica miglioramento. Crescita indica aumento. Quando si riferiscono a fenomeni che incidono sulla vita umana, entrambe possono significare miglioramento ed entrambe possono significare peggioramento. Però noi siamo convinti che la crescita indichi sempre un miglioramento e la decrescita indichi sempre un peggioramento. Ci sarà qualche ragione per cui abbiamo interiorizzato questi concetti? Perché non è a caso che succede. La ragione è che noi trasferiamo, siccome siamo una società che mercifica tutto, trasferiamo alcuni concetti dall'ambito dell'economia a tutti gli aspetti della vita. E in economia ci dicono i giornalisti, non gli economisti, ci dicono gli industriali, ci dicono i sindacalisti, che la crescita è l'aumento dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti. Perché uno dice, va bene, se crescono i beni e i servizi stiamo meglio. Qual è l'indicatore della crescita? L'indicatore della crescita è il prodotto interno lordo, il PIL. Il PIL è un valore monetario. È una cifra di soldi. Quindi può valutare che cosa? Soltanto le cose e i servizi che vengono comprati e venduti, che hanno un prezzo. Non può considerare gli oggetti e i servizi che non vengono comprati e venduti. A casa nostra da diverso tempo abbiamo un orto, da 18 anni. L'orto ci dà della frutta e della verdura che rispondono al nostro bisogno di alimentazione, che sono dei beni. Ma siccome non vengono comprati e venduti, non possono essere presi in considerazione il prodotto interno lordo, perché non sono merci. Mentre se ci sono delle merci che non hanno nessuna utilità, fanno crescere il prodotto interno lordo. Esempio. L'1%, si dicono le statistiche, ma forse più dell'1% del PIL è cibo che si butta.
il cibo che si butta non migliora la qualità della nostra vita, anzi la peggiora, perché il cibo che si butta aumenta i rifiuti, aumenta la parte putrescibile dei rifiuti, che è quella più difficile da gestire. Se noi smettessimo di buttare il cibo, come mi ha insegnato mia mamma ci diceva, eravamo quattro fratellini, non mettetevi nel piatto più di quello che pensate di mangiare. Se dopo aver mangiato tutto avete ancora fame, mettetene ancora un po'. Ma evitate di metterne di più e poi lasciarlo nel piatto. E se qualcuno di noi ogni tanto lo faceva, perché eravamo piccoli, va bene, lasciava, ci diceva una frase che ci è rimasta scolpita nella testa, non ce la dimentichiamo più. Ci diceva: occhi più grandi della bocca. Ve lo dicevano anche le vostre madri, sono sicuro. Mia madre era di Este, quindi non era veronese, ma era padovana, ma comunque. Poi ho visto che in Inghilterra hanno la stessa cosa, dicono occhi più grandi dello stomaco. Vabbè, comunque la cosa è quella. Se noi smettiamo di buttare cibo, facciamo decrescere il PIL, non ci priviamo di nulla, diminuiamo i rifiuti, cioè miglioriamo la qualità della nostra vita. Ve ne dico un'altra più grande. Parlavo dell'effetto serra, l'emissione di CO2. Le nostre case consumano mediamente per il riscaldamento invernale 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Il massimo che consentono in Germania e in Alto Adige è 7 litri di gasolio, 7 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno, un terzo di quello che consumiamo noi. Queste sono le case peggiori, le case migliori consumano 1,5 litri al metro quadrato all'anno, un decimo di quello che consumiamo noi. Beh. Allora, se per legge si può imporre che una casa non consumi più di 20 litri, come mai le nostre ne consumano 7 litri? Come mai le nostre ne consumano 20? Perché sono così mal costruite che disperdono dalle finestre, dagli infissi, dalle pareti, dal sottotetto, 13 litri su 20, i due terzi di energia li mettiamo dentro. Due terzi dell'energia che mettiamo dentro non servono a scaldare la casa perché si disperdono. Fa crescere il prodotto interno lordo più una casa che consuma 20 litri sperdendone 13 o una che ne consuma 7 e una consuma 5? Quella che spreca, evidentemente, no? Se una casa che spreca energia perché è costruita male viene ristrutturata e i suoi consumi scendono da 20 a 7 litri, questa casa fa decrescere il prodotto interno lordo perché fa diminuire il consumo di una merce che viene contabilizzata dal PIL perché viene comprata e venduta, che non è un bene perché non serve a scaldare la casa. Anche in questo caso l'energia che si spreca è comunque un'energia che fa crescere l'effetto serra. Cioè una casa ben costruita che consuma 7 litri o 5 litri è una casa che costa di meno come gestione, la bolletta di riscaldamento è più bassa, che manda meno anidride carbonica in atmosfera e quindi riduce l'effetto serra, ma che fa decrescere il prodotto interno lordo. Quindi la decrescita non è la diminuzione di tutte le merci, perché quando c'è una fase economica in cui diminuiscono tutte le merci si chiama recessione, non si chiama decrescita. La recessione è, come quello che viviamo dal 2008, è la diminuzione generalizzata di tutta la produzione di merci, sia quelle che hanno un'utilità, che sono dei beni, sia quelle che non hanno nessuna utilità, che non sono dei beni. La decrescita è la diminuzione selettiva e governata delle merci che non hanno nessuna utilità. Non è mettere il segno o meno davanti al PIL, è introdurre elementi di valutazione qualitativa nel fare umano. Non è vero che fare sempre di più comporta dei miglioramenti. Dobbiamo sapere diminuire quello che non serve, le merci che non sono beni. Cioè dobbiamo saper reintrodurre nel nostro modo di pensare questa differenza concettuale che non c'è più, perché da 3 generazioni siamo abituati a comprare tutto quello che ci serve. Quello che compriamo sono le merci, quello che ci servono sono i beni, mentre dovremmo riscoprire la capacità di autoprodurre dei beni. Nessuno sa fare più niente, forse voi qui riuscite ancora a fare delle cose, perché avete delle, in città nessuno sa fare più niente, devono comprare tutto. Uno che non sa fare niente fa crescere il prodotto interno lordo di più di uno che sa fare delle cose e che non deve comprare tutto. E l'altro elemento di fondo è che prima della mercificazione generalizzata, prima dell'economia della crescita,
le persone avevano tra di loro dei rapporti di collaborazione e dei rapporti di solidarietà. Oggi non ci sono più. Nelle città non si conoscono neanche dentro lo stesso condominio. Se voi per strada andate in città, fate la prova, vedete uno sconosciuto e lo salutate, si spaventa. Si spaventa. Non c'è più questa capacità di collaborare. Ora, uno che non ha capacità, che non ha una rete di solidarietà, che è isolato, deve comprare tutto. Chi vive in una rete di protezione sociale, legata alla solidarietà, legata alla collaborazione, legata alla comunità, la parola comunità è una parola composta da due parole latine. La prima è la preposizione cum, che indica il complemento di compagnia, e la seconda è la parola munus, che significa dono. Le comunità sono gruppi umani in cui il cum, il legame sociale, è costituito dall'economia del dono. E il dono non è il dono delle cose, è il dono del tempo, è il dono delle proprie capacità professionali. Perché se io dono il tempo, questo dono implica la relazione, implica capire che l'altro ha bisogno di qualche cosa che io sono in grado di fare, capire che quando l'altro che ha avuto qualche cosa da me vede che io ho bisogno di qualcosa, mi restituisce il tempo che mi ho donato. Allora, questi qui sono elementi che a un certo punto il Papa mette anche in discussione, perché dice bisogna cominciare a introdurre alcuni elementi di decrescita nel nostro modo di vita. Adesso io mi fermerei qua un momentino, perché qui facciamo un altro intermezzo musicale e poi farò un ultimo tipo di intervento breve, perché spero e mi auguro che ci possano essere, diciamo così, un colloquio, una serie di domande da parte vostra rispetto ai concetti che ho cercato di dire a partire da questa lettura dell'enciclica, io ho trovato fondamentale per la mia vita. Quando io sento suonare la musica in questa maniera, o vedo dipingere, o vedo fare dei lavori artigianali, mi viene una grande tristezza, perché noi viviamo in una società che ha disprezzato la manualità, ha disprezzato il saper fare. Oggi chi fa dell'arte contemporanea si permette di dire: non so disegnare, non so dipingere, non so modellare, eppure guadagno un sacco di soldi. Che messaggio arriva ai nostri ragazzi? Che per avere il successo monetario, perché sembra che la vita sia successo monetario, non bisogna saper fare niente. Io credo che sia invece molto importante la capacità di muovere le mani per fare delle cose,
è, diciamo così, la caratteristica che distingue gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi. È chiaro che il disprezzo della manualità implica che le persone che non sanno fare niente devono comprare tutto e quindi sono funzionali a un sistema economico che mercifica tutto. Ma la perdita della manualità significa perdere la capacità che rende gli esseri umani diversi da tutti gli altri esseri viventi, perché sono gli unici che sono in grado di fare queste cose. E quando gli esseri umani fanno delle cose con le mani, non solo a livello artistico ma anche a livello artigianale, che non a caso le due parole nascono dalla stessa radice, artistico e artigianale, va bene? Quando fanno delle cose con le mani, non è soltanto un'abilità manuale, ma c'è una serie di impulsi che vanno dal cervello alle mani, di informazioni. Ma le mani, mentre fanno, con le loro capacità del tatto e dell'apprensione, mandano al cervello una serie di informazioni molto più precise delle informazioni che mandano gli occhi. Chi non sa fare niente perde le caratteristiche che distinguono gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi. C'è un passaggio della Bibbia, questa è una digressione, forse non c'entra tanto, però c'entra perché è una visione del mondo molto importante. Quando si parla della creazione, voi sapete che la narrazione biblica della creazione dice che Dio fa qualche cosa il primo giorno. Non mi ricordo mai cos'è quello che fa, ma comunque è proprio importante. Io non so se tutti i vescovi e tutti i sacerdoti sanno cosa ha fatto Dio il primo giorno, ma comunque. Ma la cosa importante è che dice che alla fine della giornata vide che quello che aveva fatto era ben fatto. Il secondo giorno fa un'altra cosa, separa le acque dalla terra. E dice, al termine della giornata, vide che quello che aveva fatto era ben fatto. Il settimo giorno fa gli esseri umani, fa l'uomo, a sua immagine e somiglianza. E gli dà il compito, cioè sono due letture della Bibbia, il Papa li riporta tutte e due. In una lettura, in un passaggio della Bibbia che si legge prima ma è stato scritto dopo, dice dandogli il compito di dominare su tutti gli uccelli del cielo, i vermi che strisciano sulla terra e gli animali. E nell'altro passaggio dice per custodire il creato col suo lavoro. Col lavoro. Cioè gli esseri umani col lavoro hanno il compito di completare l'opera della creazione divina. Questo è quello che il Papa ricorda come elemento, no? Ecco. E poi fa l'uomo appunto a sua immagine e somiglianza. Quando si legge immagine e somiglianza, la maggior parte delle persone pensano che sia una sorta di ridondanza verbale. Ma il concetto di immagine e il concetto di somiglianza sono molto diversi. Perché la somiglianza indica un livello di identificazione inferiore al livello di identificazione che indica l'immagine. La somiglianza implica che ci sono degli elementi comuni e degli elementi diversi. Cioè un figlio rassomiglia al padre o alla madre, un nipote rassomiglia al nonno, allo zio o alla nonna, perché ha dei tratti comuni e dei tratti diversi. L'immagine è quella che mi rimanda allo specchio. È molto più, diciamo, precisa l'identificazione dettagliata dell'immagine rispetto alla somiglianza. Allora noi possiamo pensare che l'uomo è stato fatto da Dio col compito di costruire col lavoro, cioè col lavoro delle mani, no? Il creato, e in questo è simile a Dio. Perché è simile a Dio? Perché Dio fa dal nulla, crea dal nulla. Gli esseri umani col lavoro creano delle cose che non esistevano prima, ma le fanno utilizzando delle cose che già esistono. C'è qualcosa di simile, qualcosa di diverso. Cioè, messi nella condizione di non saper fare più niente, noi abbiamo perso la somiglianza con Dio. Ma se l'uomo è simile a Dio nel fare, in che cosa si realizza la sua immagine con Dio? Nella possibilità di dire, dopo aver fatto, quello che ho fatto è ben fatto. Cioè lo scopo del fare non è uno scopo di fare sempre di più. L'economia della crescita finalizza il fare umano a fare sempre di più. Nella visione biblica il fare deve essere connotato qualitativamente, deve essere un fare bene,
perché solo se facciamo bene possiamo contemplare, possiamo dire quello che abbiamo fatto è ben fatto, abbiamo aggiunto bellezza alla bellezza originaria del mondo. Cioè, voi capite che questa cosa qua ha una rilevanza filosofica molto importante, che io vedo nell'arte, ma vedo nell'artigianato. Quando le persone sapevano fare le cose, trattavano i materiali, conoscevano perfettamente le cose, adesso hanno abolito le ore di laboratorio e gli studi professionali. Cioè, non c'è il disprezzo dell'apprendistato, ma come si impara un mestiere se non c'è un apprendistato, se non c'è il gusto? Quando i ragazzi andavano a bottega a imparare un mestiere, non imparavano solo un mestiere, imparavano uno stile di vita, imparavano il gusto del lavoro ben fatto, era il capolavoro quello con cui concludevano il loro apprendistato, imparavano a rispettare la parola data, imparavano al fatto di aggiungere l'aspetto estetico all'aspetto funzionale, non era soltanto funzionale, era anche estetico. C'era il gusto della bellezza. Questo fare bene, che ci consente di contemplare, aggiunge bellezza alla bellezza originaria del mondo. Completa l'opera della creazione divina. Ecco, questo il Papa ce lo ricorda nella sua enciclica. Lo dice con molta chiarezza. Questo fatto che noi abbiamo il compito di fare delle cose bene. Perché se le facciamo invece tante, indipendentemente dal fatto che siano fatte bene o che siano fatte male, il mondo invece di migliorare peggiora. Questa è la condizione in cui siamo arrivati in questo momento. Vi voglio leggere, per capire, completare questo ragionamento, due passaggi dell'enciclica che io non ho visto sottolineati in altre letture, che però per me sono molto importanti. Il primo passaggio dice questo, a un certo punto il Papa: la razionalità strumentale, cioè fare le cose per avere un'utilità, sfruttare gli altri esseri viventi come risorse per i nostri bisogni, la razionalità strumentale, che apporta solo un'analisi statica della realtà in funzione della necessità del momento, è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, durante il capitalismo, sia quando lo fa uno Stato pianificatore, sia durante il socialismo. E poi il Papa dice: si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli. Le false dialettiche degli ultimi secoli sono quelle tra capitalismo e socialismo. Io tante volte ho sentito dire che questo Papa è di sinistra, sia da quelli di destra sia da quelli di sinistra. Quelli di destra arrabbiati, dice quelli di sinistra, quelli di sinistra contenti, cioè uno di noi. Ecco. Da queste cose che io ho letto, questo Papa non sta parlando la logica di destra e sinistra. Sta parlando con la necessità di una nuova visione del mondo che superi le false contrapposizioni tra destra e sinistra, che sono due concezioni del mondo, del lavoro, accomunate da un'idea dello strumentale, cioè dello sfruttamento delle risorse. Cioè non si tratta di governare meglio un sistema economico che, avendo come obiettivo la crescita, non può non creare ingiustizie, non può non creare dei problemi sempre maggiori a tutte le altre specie viventi, non può che creare, aumentare le differenze tra i ricchi e i poveri della specie umana. È il sistema che va cambiato, e quello che va cambiato è che l'economia, il lavoro, non può essere più finalizzato alla crescita. Lui lo dice con chiarezza: la causa di tutta la crisi ecologica è la finalizzazione dell'economia alla crescita, e la crescita la vogliono sia quelli di destra sia quelli di sinistra, l'hanno sempre voluta, si sono combattuti tra di loro per chi era più capace a far crescere l'economia. Dice: questa è la causa della crisi. Lo dice con chiarezza, se volete posso anche leggere il pezzo. Dice che quando parla di decrescita ne parla anche in un certo modo, ma con molta più forza dice: la causa della crisi ecologica, la causa delle ingiustizie tra gli esseri umani è la finalizzazione dell'economia alla crescita. E dice che se noi vogliamo riparare questa ingiustizia, dobbiamo cominciare a introdurre un concetto di decrescita nella nostra economia. Cioè, un concetto di decrescita che riguarda noi popoli ricchi, per consentire ai popoli poveri una crescita, ma lui aggiunge, diversa da quella che abbiamo avuto noi. Perché se la crescita dei popoli poveri fosse imitare il nostro modello,
secondo la concezione dello sviluppo, del sottosviluppo e dei paesi in via di sviluppo. Se noi diminuiamo e gli altri aumentano, il prodotto non cambia, anzi gli altri sono molto più di noi, quindi la situazione peggiora. L'obiettivo è che non si può ragionare in termini di denaro, perché questa è la crescita, il PIL si misura attraverso il denaro. Si deve ragionare in termini di risorse, che è diverso, perché se io spingo delle persone che vivono in un'economia di sussistenza verso un'economia mercificata, io sto aumentando il numero delle persone che sfruttano la natura, sfruttano le risorse. Noi abbiamo disprezzato l'economia della sussistenza. Dobbiamo recuperare l'economia della sussistenza. L'economia della sussistenza ha una misura in se stessa. Se io nella mia famiglia vedo che con 20 piante di pomodoro soddisfiamo il nostro fabbisogno alimentare, se ne mettessimo 25 faremmo una fatica inutile. Se invece noi producessimo per vendere, non per consumare noi, non ne metteremmo 20, non ne metteremmo 25, ne metteremmo 200, ne metteremmo 300. Perché più produco, più vendo, più guadagno, se l'obiettivo è guadagnare. Allora il problema è di uscire da questa mercificazione in cui siamo stati collocati. In uno dei il Papa se la prende col denaro in continuazione, una volta ha detto il diavolo entra dal portafogli, qualcuno se lo ricorderà. Quando pensava al diavolo non pensava a quell'affare con le corna e gli zoccoli, no? Pensava al significato etimologico della parola diavolo. La parola diavolo viene da due parole greche, la preposizione dia che significa attraverso e il verbo ballein che significa gettare. Il diavolo è quello che si mette di traverso e che si butta di traverso per creare delle divisioni, delle contraddizioni tra le persone. Voi conoscete qualche cosa che fa litigare più delle persone del denaro? No? Allora il problema è proprio questo. Noi dobbiamo ridurre i nostri sprechi, perché noi facciamo serie di sprechi, per consentire non agli altri di fare come abbiamo fatto noi, ma per consentire che gli altri abbiano più risorse a disposizione e scelgano il loro modello di vita sulla base dei loro valori e non sulla base dei nostri valori. Secondo voi sta meglio una popolazione in cui nessuno sa fare niente e tutti devono comprare tutto, nessuno sa collaborare con gli altri e litigano in continuazione e spendono un sacco di soldi da avvocato? Cioè questo è il modo, è lo stile di vita degli Stati Uniti che sta avvenendo anche nel nostro paese. Io conosco delle persone nelle scuole dove gli insegnanti sono preoccupati perché ogni cosa che fanno rischiano di prendere una denuncia. Vi risulta anche a voi qua o no? Bene. Ora, un paese in cui la gente non sa fare niente, non sa collaborare, deve comprare tutto, litiga e quindi il prodotto interno lordo è molto alto, perché se devi comprare e se devi pagare l'avvocato eccetera eccetera, che circolano tanti soldi. O un paese in cui il prodotto interno lordo è più basso, hanno meno soldi, ma la gente sa fare delle cose e collabora e non litiga tra di loro. Io penso che una civiltà in cui le persone sono in grado di fare delle cose e in cui le persone sono in grado di collaborare faccia vivere le persone in maniera molto migliore di una civiltà in cui una civiltà che spinge le persone a non saper fare niente a litigare in continuazione tra di loro. A pensare che la ricchezza si misuri col denaro. Se c'è una famiglia, con questo concludo, se c'è una famiglia che ha più soldi e che noi riteniamo quindi più ricca, che si scalda con un impianto di riscaldamento a gas, e c'è una famiglia con meno soldi, che noi quindi riteniamo più povera, che coltiva un pezzo di bosco per avere la legna per alimentare delle stufe, se Putin e i successori di Gheddafi, sapete che il nostro gas arriva dalla Russia o dalla Libia, chiudono i rubinetti del gas, chi è più ricco dei due? Quello che ha il denaro ma non trova la merce che serve a soddisfare il suo bisogno, o quello che autoproduce il bene di cui ha bisogno senza bisogno del denaro? Quello che ragiona nell'ottica della mercificazione, della crescita del prodotto interno lordo, o quello che ragiona nell'ottica della sussistenza, delle cose che servono?
provate a farvi un panino mettendo 10 euro dentro. Dice, uno più ricco ci mette 50 euro dentro, mangia di più. Guardate che queste cose, ridimensionare il denaro, che è quello della nostra società, per cui non possiamo pensare, nella nostra presunzione, che gli altri per essere felici devono fare come facciamo noi. No? Questa idea che il denaro non misura la ricchezza, noi popoli mediterranei ce l'abbiamo dall'epoca del mito del re Mida, lo sapete, no? Il re Mida sfida Apollo, o Apollo sfida il re Mida in una gara di canto, accompagnato dalla cetra, va bene, e vince il re Mida. Apollo gli dice, va bene, che cosa vuoi in premio? Dice, fare diventare d'oro tutto quello che tocco. È morto di fame. Allora, poi capite che quello che viene messo in discussione è questo modello. Cioè non ci potrà essere benessere esteso fino a quando continueremo a ragionare in termini di crescita, in termini di diversificazione, in termini di denaro. In tutto il mondo circola una quantità di soldi che qualcuno dice è 15 volte il valore del prodotto interno lordo mondiale. Qualcuno dice 60 volte, non lo sanno neanche loro, il valore del prodotto interno lordo mondiale. Se con un quindicesimo di tutti i soldi che girano, o con un sessantesimo, si può comprare tutto quello che viene prodotto, tutto il resto che cos'è? Fuffa. Allora, questo nostro modello può essere un modello che noi nella nostra, diciamo, bontà vogliamo esportare agli altri, perché gli altri imitino quello che abbiamo fatto noi? Io penso che noi dovremmo essere più rispettosi di tutte le culture e ridurre i nostri sprechi, perché i popoli poveri abbiano delle risorse a disposizione e facciano l'economia che vogliono. Non pensare che la nostra economia sia la migliore di tutti e che quindi siamo generosi se glielo portiamo, se li spingiamo a imitare il nostro modello. Credo questo è il momento che noi siamo storico che stiamo attraversando. O siamo capaci di rimettere in discussione il nostro sistema di valori e trovare un sistema di valori diverso, in cui ci siano due punti di fondo, a mio modo di vedere, no? Uno è la compatibilità ambientale, rientrare nei limiti delle risorse della biosfera, e l'altra è un'equità che non si rivolge soltanto ai viventi, ma si rivolge ai bambini che devono ancora nascere, e si rivolge agli altri animali viventi non umani, o noi non usciremo da questo problema. Il nostro orizzonte a cui dobbiamo tendere e in cui questa enciclica ci manda avanti, perché il Papa parla proprio dell'equità nei confronti degli animali, l'equità nei confronti delle generazioni future, la compatibilità ambientale, e riassume tutto nella frase della ecologia, come la chiama? Mi sfugge l'aggettivo. Va bene, un'ecologia che riguarda sia l'aspetto biologico sia l'aspetto sociale, un'ecologia totale, complessiva, va bene, o non ne usciremo. Ecco, questo è l'avviso, è la soglia. L'umanità si è trovata altre volte nel momento di una fine di un'epoca storica, pensate al crollo dell'impero romano. Noi abbiamo due strade davanti, se andiamo avanti su questa, o continuiamo ad andare avanti su questa strada e ci sarà un crollo, con conseguenze molto più gravi di quelle che sono state dell'impero romano, o cambiamo strada e sulla base di una cultura diversa, che è quella che ci indica il Papa nell'enciclica, in maniera, diciamo, di una lucidità e di una chiarezza assoluta, e allora ci si apre la prospettiva di entrare in una fase storica più evoluta di quella attuale, che conserva le cose buone che ci sono state fatte fino adesso, no? Abbandona le cose non buone e aggiunge delle cose che consentono a tutta l'umanità di vivere più in armonia con tutti gli altri viventi. Grazie. Abbiamo un altro intermezzo musicale, no? Siamo alla fine. Alla fine. Alla fine, dopo le domande. D'accordo, va bene. Provando, ecco. Se c'è qualcuno che vuole rivolgere... Questo lo buttiamo via. Tutte le volte fa così. Ma perché entra in risonanza con gli altri parlanti? No, no. Dicono dalla regia che proprio... Ecco, esatto. Allora, se qualcuno ha delle domande o delle curiosità o qualcosa da chiedere, e ha il coraggio di venire qua, no, dai. Eccoci.
senza venire lì. E perché se c'era l'altro microfono? Io non ho problemi a mettere. Ecco, ecco. E poi vengo lì. Sto cercando di calcolare l'età media della popolazione di questa serata e la trovo alta. Anche in questo caso, noi, mi ci metto dentro, che tra 20 anni saremo, almeno io sarò rimbambito, non mi accorgerò nemmeno se piove, se niente. Siamo quelli che abbiamo meno da perdere. Ascoltiamo, ci piace, diciamo, magari proviamo a fare qualcosa. Manca una componente fondamentale, che è quella dei ragazzi. Quelli che tra 20 anni avranno tutta una vita davanti e saranno quelli che si beccheranno tutte le conseguenze di quello che sta, che noi abbiamo preparato negli anni precedenti. Quando io avevo l'età di mio figlio, che ha 17 anni, andavamo in piazza, io relativamente, ma comunque andavamo in piazza per delle cavolate mondiali, però andavamo in piazza, ci interessavamo, discutevamo, eccetera, eccetera. Questi non vanno più neanche in piazza. Non litigano, non discutono, non si preoccupano, non si interessano, sono loro quelli che dovrebbero invece preoccuparsi di più. Che facciamo? È un grosso problema questo qua, eh? È un grosso problema. Sono anestetizzati perché tutto quello che fanno intorno li spinge a spendere individualmente il proprio tempo. Non c'erano più neanche dei rapporti interpersonali, cioè questi maledetti telefonini, no? Fanno sì che neanche si parlino più tra di loro, che si mandano soltanto dei messaggi, delle cose di questo genere. Va sbloccata questa situazione in qualche modo. Ora, se posso dare un elemento di piccola speranza, è che nel nostro movimento la maggior parte degli iscritti sono trentenni, perché diciamo, di fronte a questa situazione diciamo, di anestesia totale, quelli che non sono rimasti anestetizzati sentono il bisogno di fare qualche cosa. Ma sono pochi. Sono c'è pochi. È la massa critica che cambia. Lo so, però noi più gente che... I commerciali sono pieni di gente che va a spendere soldi a comprare calzate. Il low cost è una delle peggiori malattie che ha la nostra la società in questo momento. Certo. Questo deve costare poco perché io lo prendo... Scusate. Dicevo che il low cost, i ragazzi, a centri commerciali, sono pieni i centri commerciali di questa gente. E tutti cercano il low cost, la maglietta che costa di meno, il mobile che ragazzi meno magari mobili, ma tutte le cose che costano meno perché costano meno ne puoi comprare di più. Però porca miseria, se io faccio delle cose low cost vuol dire che ci ho messo dentro poco, niente, magari anche poca qualità, però ho consumato ambiente, ho consumato risorse, ho consumato acqua, ho consumato di tutto. Ok, non ho pagato il giusto quelli che hanno fatto questo. Esattamente, e soprattutto ho sfruttato anche delle persone. Devo rispondere a lui, non so cosa deve chiedere la signora. Ciao, uno si rispondere a Gigi. No. L'aggettivo è ecologia integrale, dice il padre. Scusa Gigi, perché io ti conosco bene, ma non sono d'accordo stasera. Di solito sì. Allora, fatalità, io e mio marito abbiamo organizzato un mese fa 4 incontri su questa tematica in Valpolicella. È uscita la stessa identica cosa, ma i giovani dove sono? Perché anche là l'età media insomma era intorno ai 45-50 anni. E gli organizzatori hanno 32-33 anni, ecco, fatalità però. E allora, una cosa che noi abbiamo risposto a questa provocazione, è vero che voi dite, caspita, fra 20, io spero anche 40 anni, vero, insomma, a voi questa cosa toccherà meno. Però in realtà voi sarete, allora siete genitori, sarete nonni e siete voi che avete un compito educativo pazzesco, come noi ce l'avremo quando avremo dei figli. E se non parte da voi, che cavolo, da dove parte? Cioè un bambino quando nasce è terreno fertile per qualsiasi cosa. Io lavoro a scuola dell'infanzia, stiamo insegnando ai bambini a non strappare l'erba, a non strappare e rovinare le piante, a passeggiare e rendersi conto di cosa c'è attorno. Siamo andati in montagna venerdì in Val di Gresta a fare un picnic con gli asinelli, bellissimo. Avevamo 60 genitori, c'è caldo, quel passeggino che palle, e insomma sti bambini rompono, è perché c'è da camminare 20 minuti, si suda. Cioè,
è da lì che parte. In pullman avevano a 4 anni i videogiochi in mano, invece che chiacchierare fra di loro in pullman, cantare, non so. Vabbè, quando ero piccola si faceva queste cose. Sei d'accordo con me? Certo, ma non è colpa del bambino di 3 anni che non sa niente. C'è il genitore dietro che caspita. Noi insegnanti a volte lavoriamo anche sui genitori, che se non è compito nostro. Però, per esempio, anche questi momenti sono un modo per dire ai genitori riappropriamoci di quello che c'è attorno a noi, della natura. Però non si può andare in gita se non c'è il bar dove bere il caffè e mangiare il gelato. Perché se no, per stare via 5 ore in una giornata è una tragedia. Quindi io credo che i ragazzi che ci sono oggi, è vero che purtroppo ricevono tantissimi di quegli stimoli dalla TV, il computer, internet, tutto quello che volete, però è la famiglia, cioè io penso, sono stati i miei genitori a trasmettermi il contatto con la natura e gli animali e insegnarmi a rispettarli. Dopo ci sarà aggiunta la maestra e tutto quello che ha la società, la parrocchia, però il nocciolo parte da casa. Quindi quando tu dici a noi tangi poco, in realtà tu sui tuoi figli hai fatto un bel lavoro. Non volevo dire che a me che io non ho fatto niente, ma dico che il problema è. Grazie. Gente, una mia idea. Allora io penso che se tra la gente comune molti, credo, prendono in considerazione il discorso della decrescita con tutte le sue idee, no? Però il problema è in alto, cioè i politici, quando mai, se non il PIL va alto, dicono no, bisogna, cioè parlano in maniera diversa, mai? Francesco, il Papa Francesco l'ha fatto, ma la divulgazione ne parlano forse nella Chiesa? Io non lo so, perché non ci vado tanto. Allora, io ho la sensazione che molti parroci non abbiano neanche letta questa enciclica. Ecco, se, e già lui ha fatto qualcosa e ha scritto, anzi ha fatto tanto per carità, ma i politici nostri, chi è il potere, non andrà mai controcorrente, o sbaglio. Allora il problema è là in alto, perché in fondo tra, io penso, non dico, ma un po' di gente, queste idee le ha già capite e cerca di fare qualcosa. Non so. Sì, no, è come si fa a far cambiare idea ai politici o perlomeno qualcuno è proprio difficile, no, qualcuno che bisognerebbe cambiare i politici, ma guarda, lei ha detto un punto importante. Noi non siamo in grado di contare sulla politica. Ho cercato di dirvi prima che destra e sinistra, il capitalismo e il socialismo sono due varianti dello stesso modello economico finalizzato alla crescita, allo sfruttamento delle risorse. Allora, è un fatto fondamentalmente culturale. Il Papa parla di rivoluzione culturale e tutte le cose che ho cercato di riassumervi sono tasselli di un modo diverso di vedere la vita, di un modo, di un sistema diverso di valori, di priorità, di scelte. Allora, c'è una prima cosa da fare, secondo me, è detta in maniera lapidaria in una frase di Gandhi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, questa è la prima cosa. Cioè, se tu non applichi nella tua vita i cambiamenti che ritieni importanti, non hai nemmeno l'autorevolezza per proporli agli altri. Ma non limitarti a cambiarli nella tua vita, fai in maniera che questo cambiamento avvenga anche nel mondo. Questo è il primo elemento, cioè nessuno si senta escluso. Cioè, tutti noi abbiamo una responsabilità anche educativa, come ci ha detto prima la maestra nel suo intervento, va bene? Questo è il primo elemento, ma non basta. Noi diciamo che bisogna lavorare ancora in due direzioni. Bisogna lavorare per cambiare le tecnologie. Noi abbiamo bisogno di tecnologie più evolute di quelle attualmente in corso, ma tecnologie che abbiano l'obiettivo non di aumentare la produttività, ma di ridurre per ogni unità di prodotto l'energia necessaria a produrla, la quantità di materie prime necessarie, la quantità di oggetti che al termine della loro vita utile diventano rifiuti, perché tutto quello che abbiamo utilizzato contiene dei materiali che possono essere riutilizzati per fare delle altre cose, purché siano raccolti in maniera differenziata, purché siano progettati in maniera da essere smontati e di riunire per tipologie omogenee i materiali di cui sono composti. Questo è il secondo aspetto. Noi stiamo lavorando anche in questa direzione.
c'è un gruppo di noi che ha rimesso in funzione una tecnologia che era stata elaborata in Italia negli anni 30, all'epoca dell'autarchia. Sapete che diventa difficile parlare dell'autarchia, perché dice è il fascismo. No, ma il fascismo non voleva l'autarchia. È stata costretta l'autarchia perché sono state messe le sanzioni all'Italia in conseguenza della politica coloniale. Ora, l'Italia ha fatto una politica coloniale schifosa, come tutte le politiche coloniali, va bene? Nascondendo le atrocità che hanno commesso, ma che le sanzioni ce le mettessero la Francia e l'Inghilterra, che l'avevano fatta molto peggio di noi, mi sembra anche un po' ridicolo. Però in quelle condizioni, non avendo energia a disposizione, fonti fossili, eccetera, gli italiani hanno tirato fuori una grande creatività in tecnologie che ci consentivano di avere ciò di cui avevamo bisogno consumando meno risorse. E hanno rimesso in funzione, ma ce ne sono molte, tutta l'elettrificazione della rete elettrica italiana, della rete ferroviaria italiana, è avvenuta in conseguenza del fatto che, non essendoci il carbone, le ferrovie non potevano più andare avanti con la macchina a vapore, doveva essere mandate avanti con l'elettricità. E in Italia noi l'elettricità la potevamo fare con l'idroelettrico, perché abbiamo tutte le Alpi, le montagne, con lo scioglimento delle nevi e tutte queste cose qua. Va bene. Queste persone hanno rimesso in funzione dei nostri iscritti una pompa che pompa l'acqua dal sottosuolo, trasformando direttamente l'energia solare in energia meccanica, senza neanche aver bisogno dell'energia fotovoltaica, elettrica, no? C'è un pistone con dentro un cilindro con dentro un pistone immerso in un gas. I gas, sapete, sotto, quando vengono riscaldati si espandono, quando sono raffreddati si comprimono. Allora, questo gas è molto sensibile a questa variazione di volume in conseguenza del calore. Esce il sole, lo fa espandere, il pistone si sposta, l'acqua raccolta dal sottosuolo viene messa sopra il pistone, si raffredda il gas, si comprime, il sole lo scalda, l'acqua lo comprime e va avanti e funziona fino a quando il sole scende. Ora, questa tecnologia non ha nessun impatto ambientale, questa tecnologia non richiede neanche dell'elettronica e quindi anche una popolazione con uno scarso livello tecnologico può gestirla senza grossi problemi. C'è un altro ingegnere che fa parte, così, a cui io mi sono ispirato molto, che era responsabile del centro di ricerche Fiat, il quale ha detto che il motore automobilistico si può adoperare anche come impianto di riscaldamento. Dice, in che modo? Quando voi andate in inverno in automobile, che vi scaldate, state utilizzando il calore del motore per scaldare l'abitacolo. Ma voi non accendete il motore per utilizzare il calore, per utilizzare l'energia meccanica che diventa energia cinetica e sposta la macchina. Ma mentre il motore fa questo lavoro, sviluppa del calore. E diciamo che un 80% dell'energia, forse anche di più, ma comunque diciamo un 80% dell'energia sotto forma di benzina o di gasolio che si mette nel motore diventa calore. E solo il 20% diventa energia meccanica. Per cui se io prendo un motore automobilistico, lo collego con un alternatore, l'alternatore è la macchina che produce energia elettrica, lo stesso gas che oggi adopero per riscaldare una casa, lo posso adoperare per far girare questo motore che produce energia elettrica e ne produce per 12-13 case. Il calore che recupero dal raffreddamento del motore attraverso il radiatore e il calore del gas di scarico, i gas di scarico escono a 700 gradi di temperatura, li posso adoperare per scaldare l'acqua, per riscaldare l'appartamento. Con la stessa quantità di gas con cui scaldo un appartamento, io posso fare energia elettrica per 13 appartamenti e utilizzare il calore di risulta per riscaldare un appartamento. Ma ve ne posso raccontare molte di queste cose. Noi abbiamo bisogno di questo secondo aspetto, cambiamento di stili di vita e tecnologie. E il terzo è il discorso della politica. Oggi noi, io sono d'accordo con lei, purtroppo non siamo in grado di influenzare la politica, perché tutti parlano di crescita, anche senza sapere di quello che dicono. L'ex Presidente del Consiglio non perdeva occasione per dire la decrescita non può essere altro che infelice. L'ex Presidente del Consiglio, oltre ad essere un arrogante, va bene, avendo studiato giurisprudenza, deve aver fatto degli esami di economia. Gli esami di economia spiegano che il periodo che stiamo vivendo noi non si chiama decrescita, ma si chiama recessione. E allora, loro sono convinti che bisogna rilanciare la crescita
per superare la decrescita. No, loro vogliono rilanciare la crescita per superare la recessione. Ci riescono? Non ci riescono. E vi spiego perché non ci riescono. Difatti dal 2008 siamo in crisi, dal 2007 che non andiamo fuori. Perché in un'economia finalizzata alla crescita, le aziende devono farsi la concorrenza investendo in macchinari sempre più perfezionati, che qualcuno dice che tolgono posti di lavoro, non è esatto, riducono l'incidenza del lavoro umano sul valore aggiunto, questo è il concetto preciso. Cioè se io, per faccio un esempio, ho un semilavorato e lo porto dentro una fabbrica e il lavoro lo trasformo in un prodotto finito, il valore aggiunto è la differenza del prezzo tra il prodotto semilavorato e il prodotto finito. In questo aumento di valore incidono due cose, il lavoro degli esseri umani e il lavoro delle macchine. Se metto macchine sempre più perfezionate, nel valore aggiunto aumenta il contributo delle macchine, diminuisce il contributo del lavoro umano. Questa diminuzione del contributo del lavoro umano si può gestire in due maniere. Se si politicamente, quindi non rispetta più all'industria, la tecnologia riduce l'incidenza del lavoro umano sul valore aggiunto. La scelta che posso fare politica è di mantenere intatto l'orario di lavoro. Se mantengo intatto l'orario di lavoro ho una diminuzione dell'occupazione. L'altra scelta che posso fare è mantenere intatta l'occupazione e la conseguenza è la riduzione dell'orario di lavoro. Bene, sono scelte politiche. La scelta che è stata fatta è stata quella di mantenere intatto l'orario di lavoro, quindi diminuire l'occupazione. Ma se io metto una macchina che aumenta la produzione di cose e riduce il numero delle persone necessarie a lavorarla, sto aumentando l'offerta di merci sul mercato e diminuendo la domanda di merci, perché se meno persone lavorano, meno stipendi ci sono, meno salari ci sono, meno possibilità di acquisto c'è. Per cui il meccanismo della crescita porta a squilibrare sempre il rapporto tra incremento dell'offerta e diminuzione della domanda. Si è cercato di far fronte a questo divario attraverso i debiti pubblici e privati. Siamo pieni di debiti, va bene? Perché i debiti servono ad aumentare la domanda. Adesso, anche il problema hanno, che se i debiti diventano molto alti, gli stati vanno in grandi difficoltà, perché gli stati chiedono in prestito soldi alle persone. Chiedendo i soldi in prestito, offrono un tasso di interesse. Se lo Stato è molto indebitato, le persone non si fidano e lo Stato, per attirare i capitali, alza i tassi di interesse. Per cui il debito pubblico aumenta, perché devi pagare non soltanto la restituzione, ma anche gli interessi sui prestiti che ti hanno fatto. L'altra soluzione è quella dell'austerità, per togliere e ridurre i debiti pubblici. Ma se la domanda è fatta in gran parte di debito e io diminuisco il debito, diminuisco la domanda. Se diminuisco la domanda aggravo la crisi. Allora noi non riusciamo più, perché se l'obiettivo è la crescita, noi continueremo a aumentare l'offerta di merci e a diminuire la domanda di merci. La globalizzazione cosa sta facendo? Sta accelerando questo processo, perché se le aziende multinazionali devono lavorare a livello internazionale, perché se hanno un'azienda multinazionale non può vendere in un solo paese, ha troppa capacità produttiva e deve estendersi a tutto il mondo, quindi questa è la globalizzazione. Nel momento in cui si rendono conto che in Cina la manodopera costa meno che in Italia, portano le fabbriche in Cina. Poi si rendono conto che in Vietnam costa meno che in Cina, portano le fabbriche in Vietnam. Allora cosa succede? Che in Italia diminuisce l'occupazione, diminuisce la domanda. Se aumenta in Cina o in Vietnam, dove la manodopera costa di meno, l'aumento della domanda è inferiore all'aumento della domanda che sarebbe in Italia. Per cui si produce sempre di più con la globalizzazione e si accentua sempre di più la crisi. E noi viviamo una situazione paradossale, per cui abbiamo una tecnologia che non abbiamo mai avuto, abbiamo dei mezzi che non abbiamo mai avuto, denaro che abbiamo mai avuto, e aumenta il numero della gente povera. Perché? Perché tutta l'economia è finalizzata alla crescita. Allora, quello che noi diciamo è che bisognerebbe investire nelle tecnologie che ci consentono di ridurre gli sprechi, che ci consentono di ridurre le merci che non sono beni, che ci consentono di fare una decrescita selettiva del prodotto interno lordo. Cioè, voi immaginate che se invece di avere tanta gente che chiacchiera a vanvera, che non sa neanche quello che dice, va bene, ci fosse un governo serio, la prima cosa che farebbe sarebbe di
fare la ristrutturazione energetica di tutte le nostre case. Se le nostre case consumano 20 litri al metro quadrato all'anno e il massimo in Germania è 7 litri, l'obiettivo è tutte le nostre case devono consumare 7 litri. Quanto lavoro ci sarebbe da fare per queste cose qua? Ci sarebbe lavoro da fare per ingegneri, per vetrai, per muratori, per falegnami, per architetti, per un'infinità, no? Va bene. Ma il lavoro di queste persone cosa farebbe? Farebbe diminuire gli sprechi di energia, cioè farebbe ridurre i nostri costi. Per cui è un lavoro che si paga da solo con i risparmi che consente di ottenere. Se io ho una casa che consuma 100 euro all'anno, costa 100 euro all'anno perché consuma tanto, e faccio scendere i consumi ristrutturandola, mettendo il cappotto alle pareti, cambiando i doppi vetri, eccetera, scoibentando il sottotetto e così via, e il consumo di questa casa scende a 5, vuol dire che il costo di riscaldamento diventa un quarto di quello che c'era precedentemente. Quindi vuol dire che i risparmi di 3/4 all'anno in un certo numero di anni ammortizzano l'investimento necessario a ristrutturare la casa. Cioè noi siamo nell'assurdità che spendiamo un sacco di soldi per comprare dall'estero fonti fossili perché non abbiamo, bene? Compriamo gasolio, compriamo petrolio, compriamo gas, eccetera, e il 70% di questo gas lo buttiamo, lo sprechiamo. Ma non è meglio che i soldi che spendiamo per comprare delle cose che sprechiamo li spendiamo per pagare i salari, gli stipendi delle persone che lavorano nelle tecnologie che ci consentono di non sprecare queste risorse? Cioè questa è la strada. Si creerebbe un'occupazione utile che si paga da sé, riduce le emissioni di CO2, riduce i costi delle persone, fa lavorare della gente. Cioè questa, alla fine, se le nostre case consumassero un terzo di quello che consumiamo oggi, avremmo fatto una decrescita selettiva del prodotto interno lordo. Questi geni che ci governano non sanno distinguere il concetto di decrescita dal concetto di recessione. Recessione quando diminuisce tutto e viene la disoccupazione. Decrescita è quando diminuiscono gli sprechi e si cresce l'occupazione. Tra la decrescita e la recessione c'è il rapporto che passa tra una persona che non mangia perché ha deciso di fare la dieta e una persona che non mangia perché non ha da mangiare. Dice, fanno la stessa cosa, non mangiano tutte e due, ma neanche per sogno. Uno fa una scelta e la fa per stare meglio, l'altro subisce una condizione che la fa stare peggio. La recessione è quello che non mangia perché non ha da mangiare. La decrescita è come quello che sceglie di fare una dieta e dice, questo mi fa male, non mangio più. Ecco, non so se mi... Però voi capite che l'elemento di fondo è cambiare la cultura, è la rivoluzione culturale. E queste cose qua cosa comportano? Comportano una riduzione dell'impatto ambientale, comportano una riduzione della crisi ecologica. Ma se riduco la crisi ecologica creando del lavoro per dei disoccupati, sto diminuendo anche le ingiustizie sociali, capite? I due problemi sono strettamente collegati. Io non posso ridurre la disoccupazione se non sviluppando le tecnologie che mi fanno ridurre gli sprechi di risorse, che mi fanno ridurre l'impatto ambientale. Quello che il Papa chiama ecologia integrale è questo. Quest'unione dell'aspetto dell'equità e della giustizia con l'aspetto della riduzione dell'impatto ambientale, con la riduzione, con diciamo, il miglioramento delle condizioni ecologiche. C'è ancora spazio per una domanda? Ma sì, io, insomma, il treno parte domani mattina, quindi. Senta, volevo portare la domanda riguardo alla situazione nel nostro territorio. Noi fino a 15 anni fa producevamo l'uva con un sistema di potatura tradizionale. La vigna lunga fa il vino buono. Nel giro di 15 anni ormai, perché le prime macchine, la prima vendemmiatrice meccanica nel Veronese è arrivata 15 anni fa e vendemmiava meccanicamente su vigneti con la potatura tradizionale. Con le leggi che i nostri politici ci hanno imposto, il pensionato, la casalinga non poteva più andare a vendemmiare a mano. Quindi hanno pensato di fare le macchine. Perché? Perché le leggi, perché
i contributi, tutta una serie di normative e di burocrazie che invece permettevano al nonno di prendersi un 500.000 lire, allora si parlava di lire, e fare le mance ai nipoti. Oggi questo non è più possibile. Hanno creato delle macchine per la vendemmia e delle macchine per la potatura, riducendo, e questa mi interessava la sua risposta dopo, riducendo praticamente alla metà, forse di tre quarti, lo sviluppo della vigna. A parte il proverbio veronese che dice vigna vecchia fa vin bon, quindi una vite alta così, potata con le macchine, vendemmiata con le macchine, trattata con delle macchine che hanno una forma di mostri che si vedono in televisione, che non si concima più con l'etame perché sono sparite le stalle, quindi si concima con i prodotti chimici e si fa morire quello che la natura lui. Ecco, come si esprimerebbe lei di fronte a un gruppo di agricoltori che oggi hanno tutte queste attrezzature rispetto al danno ambientale che fanno, all'ossigeno che non emettono più le foglie? Ma questo non riguarda solo le vigne nella nostra zona, ma anche le piante di pesco, le piante di albicocco, cioè tutto in natura abbiamo ridotto le dimensioni con quel danno che lei suggeriva per quanto riguarda il respiro. Sì. L'ossigeno e l'anidride carbonica. Sì. Grazie. Concordo con tutto quello che lei ha detto. Noi stiamo andando verso una situazione in cui per ridurre i costi si creano un sacco di danni. Bene. E il fatto stesso, quando vi parlavo della comunità, della collaborazione, è chiaro che la vendemmia la facevano tutti in famiglia. Oggi se ti becca la finanza ti fa nero. Sì. Allora, il PIL, sapete cosa serve? A misurare le tasse. E questo è il punto. Se si fa l'autoproduzione, bene, non paghi la tassa, quello che non vendi non viene tassato. Per questo ci stanno scoraggiando e impedendo di fare queste cose qua. Se c'è la comunità, la collaborazione, il dono del tempo, come fai a tassarlo? Ci paghi l'IVA sul dono del tempo, capite? Allora stanno tentando di mercificare tutto pur di aumentare il gettito fiscale, perché i politici hanno più potere quanto più soldi possono amministrare. Non dico illegittimamente, perché i nostri politici non fanno cose illegittime, fanno tutte cose legittime, va bene? Ecco, non ci credete. L'importante, cose legittime, l'importante è che aumenti il gettito fiscale. E questo è l'elemento di fondo, capite? Per questo tutte queste cose vengono distrutte. Per questo non ci si può più aiutare vicendevolmente a fare queste cose qua. Se una mamma va a aiutare la figlia che ha una panetteria e arriva la finanza, li distrugge. Allora, è questo, cioè abbiamo mercificato tutto. E la mercificazione comporta poi il fatto che si fa la concorrenza, si mettono le macchine al posto degli esseri umani, si adopera della chimica per guastare il mondo, eccetera, eccetera. Allora, la questione, io penso che non ci sia altra soluzione che, primo, cambiare i nostri stili di vita. Torniamo a autoprodurre delle cose, reimpariamo a fare le cose. Le facevano le nostre nonne, non siamo in grado di farlo noi. Noi nel nostro movimento abbiamo una struttura che si chiama Università del Saper Fare, UNISF, in cui le persone reimparano a fare le cose che si facevano regolarmente in casa. Dalla passata di pomodoro, al pane, alle marmellate, ai sottoli, tutte queste robe qua. Ma c'era una sapienza enorme, noi abbiamo un pochettino d'orto, ci facciamo le cose per tutto l'inverno. Ma c'erano delle cose, per esempio, alla fine dell'estate facevano in Piemonte un antipasto, io sono romano ma comunque vivo tanti anni in Piemonte, un antipasto utilizzando tutte le ultime cose delle verdure che dava l'orto, che erano quelle un po' più dure, quelle un po', però messe insieme con sapienza, con, viene fuori una cosa che per tutto l'anno tu ce l'hai, apri, hai della verdura, utilizzavano, avete più visto in qualche posto un albero di mele cotogne? Io non l'ho più visto.
non ho più visto, ma veniva adoperato, facevo, perché c'è molta peptina e serve per fare marmellate, serve per fare delle salse, delle cose, c'è tutta una serie di conoscenze, invece adesso tutto uniforme, vai. Andavo da ragazzo qualche volta, raramente all'estero, nei negozi in Francia, in Inghilterra, in Germania, c'erano delle cose diverse che da noi. Adesso sono tutti gli stessi supermercati che vendono tutte le stesse cose, che vendono tutte alla stessa stagione, gli stessi marchi, e la gente prende il pane e va via, prende, fa tutto pronto, mette nel fornetto a microonde e così. Allora, capite, noi lavoriamo sempre di più, perché poi non abbiamo tempo, non avendo tempo compriamo le cose precotte, surgelate, prelavate e non so che cos'altro, va bene, che costano il doppio e il triplo, perché quello che abbiamo guadagnato lo spendiamo tutto in quella maniera lì. Ma fossimo un po' più furbi, lavoreremmo un po' di meno, c'ho meno soldi, ma me le faccio a casa le cose. Dire, non è questo che spinge sempre a questo consumismo, a questo vendere, a questo essere non autosufficienti, non potersi più donare il tempo, tutte queste cose qua. Questa è la rovina che stiamo vivendo. Per fortuna, diciamo, la storia nostra, del nostro popolo, è una storia abbastanza lunga che non ci hanno appiattito a tutti, capite? Non ci hanno appiattito a tutti. Una serata come questa, con tante persone così, è un segno di una vitalità, di un'autonomia di pensiero, di una volontà di capire, di non lasciarsi, come dire. Posso darvi un consiglio? Buttate la televisione. Buttate la televisione, guarda, noi non ce l'abbiamo. Vi sembra una persona normale, insomma, equilibrata. Non ce l'abbiamo la televisione a casa. È quello che spinge a fare determinate cose. Vabbè, fa del danno una volta sola, poi non lo fate più. C'è un'ultima domanda? Fiona? Niente, volevo chiedere a proposito di giovani, noi ormai non andiamo più a scuola, purtroppo. Siamo giovanotti, ma in qualche anno. Secondo lei, questa rivoluzione culturale riguardo all'ecologia, come lei ha ben spiegato questa sera, la scuola, il mondo della scuola, in genere, non prendiamo l'istituto, la scuola, o immagino, anche voi che andate nelle scuole, immagino, perché è interessantissimo. Secondo lei, la scuola spinge in questo senso, oppure all'inverso, quel lavoro manuale prezioso che diceva prima, secondo me c'è riuscito, riesce molto bene a metterlo di lato. Quando ero giovane, io mi ricordo, anche qui a Bussolengo c'era una scuola di avviamento professionale, prendevano le classi, io non l'ho frequentato perché ero in collegio, ma so da amici, prendevano nell'ora di lezione, andavano nel campo per chi di Bussolengo vicino al cimitero e insegnavano a piantare la pianta, a potare, come diceva il signore, a potare la vite, cioè la scuola era di avviamento professionale. Adesso qualche istituto religioso, per carità, insegna il torno, insegna qualche lavoro, ma il mondo della scuola in genere, secondo lei, spinge o se ne frega? Spinge al contrario. Grazie, immaginavo. Spinge al contrario. No, ma guardate che anche gli insegnanti li mettono in condizione, con la sicurezza, gli infortuni, non so, non possono adoperare delle forbici i ragazzi a scuola adesso, perché c'è il rischio che... Ma, cioè, la matita c'ha una punta, e va bene, allora non dobbiamo più le matite, non ho capito. Cioè, siamo alla follia da questo punto di vista, alla follia. Bisognerebbe riscoprirle tutte queste cose, l'importanza. Cioè, in questi giorni, oggi, Papa Francesco è andato sulla tomba di Don Milani, no? Ecco, Don Milani si poneva questi problemi di far fare ai ragazzini, dice fanno troppo a scuola, fanno 7 ore di scuola questi bambini. Ecco, allora, cioè, meno male ci sono stati questi grandi educatori. Guardate, io questo Papa, più tempo passa e più mi sembra che sia una cosa, non so, una benedizione che ci è arrivata quando non ce l'aspettavamo e non ce la meritavamo, perché c'era dell'altra gente dentro il Vaticano. Vabbè. E sta andando avanti, ci ha messo 50 anni, 60 anni a rivalutare quest'uomo, Don Milani, la vita che ha fatto. L'hanno mandato nel posto più sperduto, io sono andato anni fa anche lì a vedere la sua situazione. Adesso, dopo 60 anni, lo rimette all'onore del mondo. E questo magari lo fa anche santo. Ma prendete conto che tipo di cambiamento che è in corso. Cioè, vuol dire, i problemi sono tanti, le difficoltà sono tante. Ma io vedo anche qualche segno di speranza. Grazie.
grazie a Laura, all'accompagnamento. Scusate, il vento ci ha un po' disturbati col microfono, portate pazienza. Grazie ancora a Maurizio Ballante per la serata, molto molto interessante. Due notizie tecniche. Uno, che ci sono poche copie, perché abbiamo avuto qualche problema di fornitura, ma ci sono alcune copie dei libri di Maurizio Ballante. Una cassetta per le offerte, perché queste serate hanno dei piccoli costi, ma ce le hanno, e che il video della serata di martedì scorso e di questa sera, uno è già su www.comeilpane.it e quello di stasera a breve. Vi do l'appuntamento a martedì prossimo. Martedì prossimo avremo Fausto De Stefani, io definisco alpinista, in realtà è molto riduttivo, perché è una persona che ci racconterà un po' il rapporto con la montagna, che non è solo di quella di conquistare, ma è quella di viverla, rispettarla e magari farla amica, non solo con la montagna, ma anche con le persone che ci vivono. Per cui l'appuntamento è a martedì prossimo. Grazie.